Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, la Chiesa Cattolica è una società visibile, con una sua gerarchia alla cui testa è il Papa, con le sue leggi, le sue istituzioni, le sue regole, i suoi usi. La Chiesa è anche una società mistica, cioè soprannaturale, che come tale si distingue da ogni società terrena. Pio XII lo spiega molto bene nell'enciclica Mysti Corporis, ma i due aspetti, quello visibile e quello invisibile, sono tra loro inseparabili, altrimenti c'è il rischio di fare una Chiesa politica o una Chiesa carismatica. Nel primo caso si cade nella teologia della liberazione marxista, nel secondo si cade nei movimenti carismatici e pentecostali di matrice protestante. E oggi è più che mai importante mantenere l'equilibrio. Dire che la Chiesa è una società visibile significa dire che la Chiesa ha un insieme di leggi raccolte nel diritto canonico. Queste leggi vanno rispettate e seguite da ogni cattolico, quale che sia la sua posizione all'interno della Chiesa. Le leggi della Chiesa vanno però distinte dalla legge divina e naturale. La legge divina e naturale è immutabile, nessun papa, vescovo o semplice fedele la potrà mai cambiare. Le leggi ecclesiastiche possono invece essere modificate dalla suprema autorità della Chiesa. I 10 comandamenti sono l'esempio più chiaro della legge divina e naturale. Prescrizioni come quelle dell'astinenza dalle carni nei venerdì dell'anno sono invece un esempio delle leggi modificabili della Chiesa. La Chiesa ha le sue leggi e i suoi tribunali ecclesiastici, ma non è una dittatura, non è un regime totalitario. La Chiesa lascia ai suoi figli piena libertà, imponendo loro solo di seguire i comandamenti e le leggi di Dio che portano la salvezza, perché la Chiesa è stata istituita e ha come missione la salvezza delle anime e la maggior gloria di Dio. Se qualche legge ecclesiastica viene modificata nel senso di ostacolare piuttosto che favorire la gloria di Dio e la salvezza delle anime, il cattolico ha il diritto di esprimere un'opinione contraria. Il diritto canonico gli riconosce questa libertà. Il diritto canonico riconosce anche ai laici il diritto di ricevere i sacramenti della Chiesa, il battesimo, l'eucaristia, la penitenza, la cresima, il matrimonio, l'estrema unzione. Il sacerdote non può rifiutarsi di conferire questi sacramenti a chi legittimamente li chieda. Se nei tempi di coronavirus un fedele chiede al sacerdote di confessarsi o di comunicarsi, il sacerdote non può negarglielo e il fedele ha il diritto di confessarsi personalmente e non telefonicamente o virtualmente con il sacerdote e di ricevere la comunione, se così lo desidera, in bocca e in ginocchio. Non c'è legge della Chiesa o dello Stato che possa impedirlo. Un sacerdote non può imporre a un fedele di ricevere la comunione in mano, ma ha l'obbligo di amministrarla in bocca se il fedele lo richiede. E un vescovo non può imporre a un sacerdote di distribuire la comunione solo in mano, così come non gli può imporre di celebrare la nuova messa di Paolo VI escludendo quella tradizionale. Chi, vescovo o sacerdote, agisse in senso contrario si renderebbe responsabile di un abuso davanti a Dio e davanti al diritto della Chiesa. E i fedeli, laici o sacerdoti, avrebbero tutto il diritto di opporgli pubblica resistenza. Ecco quanto hai da ricordare nei tempi del coronavirus. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.